Allora signori, buongiorno, benvenuti o bentornati anche oggi su quello che potremmo definire un po' come Anime Corner, il podcast dedicato agli anime, al mondo degli anime. Oggi parleremo di Bokutachi no Remake, un anime, a mio giudizio del tutto personale, molto interessante, che segue la vita di un giovane programmatore di videogiochi di nome Ashiba Kyoya. La storia in realtà inizia quando Kyoya, palesemente insoddisfatto della propria vita, viene catapultato indietro nel tempo fino alla sua vita liceale. Qui ha l'opportunità di rifare le scelte che fece, che compì al tempo, e di cambiare quindi parte il corso della sua vita. E con il suo conoscimento quindi del futuro, ovviamente lui è stato riportato indietro nel tempo, ma con la condizione di sapere ciò che già accadrà, quindi insomma un vantaggio non da poco, Kyoya decide di perseguire il suo sogno e di diventare quindi un gamer development. L'aspetto più interessante di Bokutachi no Remake è che la storia esplora come anche le piccole decisioni possono avere in realtà un grandissimo impatto sulla vita. Kyoya si rende anche conto che le scelte, che in realtà sembrano minimali, oserei dire insignificanti, ecco, ebbene, possono avere delle conseguenze a lungo o lunghissimo termine. Inoltre la serie affronta anche temi come l'amicizia, l'amore, sul quale mettere un paio di sottolineature, e ovviamente la passione, sia per il proprio lavoro, per la vita e, perché no, anche probabilmente quella che sarà la compagna della tua vita. Kyoya incontra una serie di personaggi interessanti e plurisfaccettati, anch'essi appassionati del mondo che lui frequenta, che lo aiutano a crescere come persona e anche come game developer. La serie è ben animata, la colonna sonora, a mio giudizio del tutto personale, molto coinvolgente. In definitiva, Bokutachi no Remake è un anime interessante, in alcuni momenti, episodio 3 o 4 se la memoria non mi difetta, anche toccante, che affronta temi importanti come amicizia, passione, ecco, quindi se siete appassionati di anime, di slice of life, oserei dire, che esplorano la vita reale, la crescita personale, beh, questo è un anime che a cui dovreste ovviamente volgere l'occhio. Per quanto riguarda Bokutachi no Remake, due informazioni in più: è originariamente tratto da un light novel giapponese scritta da Nachi Kyo, che è stata pubblicata fra il 2016 e il 2017. Successivamente è stato adattato in un manga disegnato da Eri Kaji e pubblicato sulla rivista Manga Time Kirara Karat dal 17 al 21, un bel quadriennio. Il manga praticamente segue la stessa trama dell'anime, con il nostro personaggio catapultato indietro nel tempo, quindi quello che abbiamo visto nell'anime è pari pari riproposto anche nel manga. Il manga in Italia, sul suolo nativo italiano, è stato pubblicato da J-Pop e la serie completa consta di 5 volumi. Sicuramente un'ottima scelta se volete leggere il manga o, perché no, visto che è il tema del mio canale, approfondire quella che è la visione dell'anime. E io come sempre vi ringrazio per avermi seguito, la solita call to action degli youtuber: iscrivetevi, like, condividete social, e un enorme saluto a voi e ai vostri cari da Simone del canale Omo Tenashi Anime, e ci vediamo qui al prossimo podcast. Buona giornata a tutti, Gianè, bye bye.